Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale, siamo qua su Assassin's Creed Unity e faccio questo video molto particolare su come risolvere il primo enigma, primo puzzle nella stanza dell'armatura che porta a uno scrigno che sta esattamente sopra quella finestra. Siamo nella Île Saint-Louis, nella Île de la Cité, e risolvere questo puzzle ci porterà a prendere esattamente questo scrigno qua. È un video extra ed è molto utile perché per chi non avesse capito come me fino a poco fa come farlo, questo tutorial potrà essere di grande aiuto, come ho fatto per sbloccare la squadra Adidas All Stars su FIFA, come ho fatto su Black Flag, come sbloccare la taverna di Kingston, video che vi lascio in descrizione e che vi invito anche a guardare. Detto questo ragazzi, è più difficile raggiungere lo scrigno che risolvere l'enigma della verità. Tutto quel che c'è da fare è guardare questi quattro segni zodiacali che sono sul pavimento, quindi Toro, ci passo sopra così per indicarli, Toro, Acquario, Sagittario, e questo dovrebbe essere lo Scorpione, mi sembra, perché la Vergine è quella con l'M ma col ciuffo. Bisogna vedere che costellazione hanno i vari simboli. Partiamo dal Toro, guardiamo sul muro e il Toro, facendo il giro, il Toro ha esattamente questa specie di Y un po' storta. Quindi andremo a girare il tornello finché la Y un po' storta non giungerà, guardate, proprio a ridosso del Toro. Andiamo avanti. Qua sull'acquario guardiamo il muro e l'acquario ha quella specie di, sembra un animaletto quella costellazione, quindi giriamo. Giriamo ancora. Ed è esattamente l'ultimo, quindi c'è da girare ancora una volta. Ed ecco qua che è sbloccato sul secondo. Passiamo al Sagittario, fatemi vedere bene il muro. Il Sagittario ha, non saprei spiegare veramente la sua forma, ma si fa notare bene, e quindi continuiamo a girare ed ecco, dovrebbe essere adesso quella giusta esattamente. E lo Scorpione dovrebbe essere, mi raccomando ragazzi, non ne sono molto sicuro, ha questa specie di gancio, questo punto interrogativo alla rovescia. Quindi giriamo ancora e adesso dovremmo esserci, esatto, ecco qui ragazzi che si sblocca la porta. Adesso ragazzi non c'è un countdown, non c'è tranquilli, adesso tutto con calma ci si arriva. Quello che c'è da fare è lanciarsi qui, 2 3, via di qui, via sul muro, no, non esattamente così, via di qui, oh perfetto, sta premendo la freccia, eh. Ok, perfetto, ci siamo quasi. Dovrebbe salire, no? Ok, ci siamo. Via dietro questo oggetto. E
Ed eccoci qua, ragazzi. Interagiamo e apriamo definitivamente il cancello che ci porta, tutti muovessi, a questo scrigno che adesso dovrò aprire. Non penso ci sia tanta roba dentro, ma comunque sono oggetto misterioso ottenuto. Tenuto una voce meglio nella galleria dei cimeli. Per gli altri puzzle cercherò di fare altri video perché potrebbero giustamente servire. Qua ci servono 18 frammenti e qua ne servono 10 e non 9. Quindi al prossimo, ragazzi, farò il video. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio della visione. Lasciate un like, iscrivetevi e appena recupero faccio un altro enigma di Nostradamus, tornerò subito a spiegarvi come risolvere il secondo enigma della porta e poi il terzo per ottenere l'armatura. Non lo inserirò nella playlist di Assassin's Creed Unity quando uscirà sul canale, ma lo userò come extra perché sono cose che è meglio che vadano spiegate. Detto questo, grazie della visione e alla prossima.